Se da una parte ci sono 70 professori di alcune università milanesi come il Politecnico, la Statale e la Cattolica che hanno firmato l'appello per fermare la costruzione dello stadio del Milan nel comune di San Donato, dall'altra parte è la stessa amministrazione che fa sapere di aver costituito il comitato per l'accordo di programma sulla messa in piedi dell'arena. Al via dunque il tavolo di lavoro condiviso per il progetto stadio. Il primo atto del comitato dopo l'insediamento è stato la nomina della segreteria tecnica che sarà composta da funzionari designati dagli enti coinvolti nell'accordo di programma. I tecnici in questione avranno il compito di sviluppare l'istruttoria che accompagnerà lo svolgimento della procedura. Confido nel contributo di ciascuno di loro per portare avanti un lavoro corale per tutelare al meglio l'interesse pubblico, che è l'aspetto fondamentale in un intervento privato di queste dimensioni. Sono convinto che questo progetto rappresenti un'importante opportunità per realizzare opere fondamentali non solo per la nostra città ma per tutto il sud Milano. Per il sindaco il progetto dello stadio fa un passo avanti significativo verso la sua realizzazione, diventando sempre più concreto e vicino. Sempre per il sindaco la collaborazione tra le diverse istituzioni e la partecipazione attiva della cittadinanza saranno fondamentali per il successo di questo ambizioso progetto che potrebbe portare benefici a tutta la comunità del sud-est di Milano. Dunque l'appello dei 70 professori che chiedono fermamente di non costruire lo stadio su dei terreni vergini è stato ignorato, anzi l'amministrazione comunale di San Donato procede dritta per la sua strada.